direttore, come state lavorando dal punto di vista proprio della disponibilità nei confronti del cittadino? State aumentando quelli che sono i servizi? Sì, noi stiamo cercando di semplificare le modalità di accesso ai nostri servizi, in particolare all'attività ambulatoriale. Ormai la digitalizzazione diventa un imperativo per tutte le aziende di servizi. Noi, nonostante ci occupiamo di un servizio molto particolare che è la salute, però come altre categorie stiamo cercando appunto di rendere i pazienti, i cittadini autonomi nell'accedere ai nostri servizi, per cui è un paio d'anni su cui ci stiamo lavorando e direi che adesso il percorso è stato completato, per cui per accedere alle prestazioni ambulatoriali è possibile sia attraverso il nostro sito internet, sia attraverso dei totem che sono collocati all'interno delle nostre strutture, dove H24 si può sia prenotare, sia pagare le prestazioni, sia stampare i referti, e dopo aver fatto queste operazioni si può accedere direttamente all'ambulatorio facendosi accettare attraverso un totem specifico in cui basta passare il codice a barre che è stampato sul foglio di prenotazione e viene indicato direttamente il numero dell'ambulatorio dove rivolgersi. Quindi praticamente tutto il percorso dal momento della prenotazione fino all'effettuazione della visita o dell'indagine diagnostica viene fatto tutto senza dover accedere a uno sportello. Questo progetto l'abbiamo chiamato proprio Sportello Zero. A proposito di sportello, oggi invece state facendo un'iniziativa che è legata comunque alla prevenzione, diciamo, alla sicurezza sul luogo del lavoro, quindi continuano anche tutta una serie di iniziative legate proprio anche alla comunicazione. Sì, oggi c'è un momento molto importante, questa qui è la settimana della prevenzione sui luoghi di lavoro. Diciamo che a Biella abbiamo da anni è stato costituito, anzi è un decennio, è stato istituito un tavolo interassociativo proprio finalizzato a creare protocolli, aiutare le aziende proprio per fare prevenzione. Noi pensiamo che sia anche un principio etico quello di salvaguardare la salute nei luoghi di lavoro, la sicurezza dei nostri lavoratori. Diciamo come provincia di Biella abbiamo indicatori che sono buoni, cioè perché abbiamo visto che l'ultima indagine effettuata, abbiamo circa la metà degli infortuni sul lavoro rispetto agli indicatori nazionali. Questo non vuol dire che dobbiamo sempre porre attenzione su questo tema. Quindi oggi, assieme agli altri attori del mondo interassociativo, si ragiona su questi temi e c'è anche la presenza del Procuratore della Repubblica, insomma, che ci ha onorato della sua presenza, per cui discutiamo tutti insieme per far sì che gli infortuni, ovviamente l'obiettivo è quello di azzerare gli infortuni.